Buenos dias, io sono Shen e siamo qui su un nuovo spacchettamento di Hearthstone. Oggi abbiamo come sempre i nostri bellissimi 20 pacchettini da sbustare in bella compagnia alla ricerca di leggendarie gustose e interessanti. Però abbiamo anche due pacchetti speciali che sono quelli per le avventure di Uther e quella di Anduin che abbiamo completato tempo fa. E abbiamo aggiunto al nostro elenco insieme a 11 di Luna Cupa, 2 di Scoromance e 5 del set base. Quindi partirei dalla fiera di Luna Cupa. Vediamo un po' che cosa troviamo di gustoso ed interessante. Niente in questo pack. Apertura delle gabbie. Maestro dei giochi. Mercante di bonone. L'indovino. E la rara. E la tesi sangue in Nazmani. Ah, fotocacciatore di Luna Cupa. Va bene. Pacchetto del set classico. Che come sempre se tro... Tu mi piaci. Mercenario Goblin. Drago fatato. Colpo da cecchino, la rara e infiltrato dell'Iria IR7 e la leggendaria, Finalmente, dopo episodi su episodi su episodi, Jaraxxus, sei mio. Quanto ti ho cercato e finalmente sei arrivato. Ti ho dato anche il Vate, quindi... Perfetto. Allora, torniamo alla nostra fiera di Luna Cupa. Apertura delle gabbie. Giornata della fiera. Alla fiera, scusate. Intrattenitrice in costume. Comune dorata. Una comune dorata, buono, l'elementale d'artificio. E la rara è ingresso gratuito. Ho fatto stregone di Luna Cupa. Una leggendaria e una dorata. Direi che stiamo partendo molto 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 bene. Altra leggendaria? No, buona replica, dai. Porta scudi. Porta scudi. Metalulpo alfa. La rara è lo spezzassedio. È finito il set club. Ok. Magari un vate? No. Il signore della fossa. Non credo che spezzassedio fosse entrato nel set club. Vabbè. Fiera. Luna Cupina. Cosa c'è di bello? Niente di che, tanto una rara. Elementale d'artificio. Bidonata. Orco forzuto. Intrattenitrice in costume. E la rara è il maestro della fossa. Torniamo un attimo in Scoromance, giusto per tagliare un po' la routine. Vediamo un po' cosa troviamo qua dentro. Solo una rara. Murloc volante. La vulpera lama tossica. Tutrice crotta. La pantara divora mana. E la rara è la cacciatrice di maghi. Buona, la cacciatrice di maghi come carta è molto buona. Dai. Luna Cupina. Cosa darai questo giorno? Oggi niente. Volpe imbrogliona. Lunare della fiera. Eclissi lunare. L'acrobata. E la rara è spiriti propizi. Ok, niente di che. Andiamo avanti. Cosa ci sarà di nuovo? Una rara, una epica, una rara. Vabbè, buono sto pacchetto. Gancio afferrante. La zanna perlacea. Zoccolo lesto. Sì, uno scioglilingua tu. La prima rara è il gufo dell'ombra. Rara dorata. La dama delle lame. Costa 6, 6, 6. Costa 1 se il tuo eroe ha attacco pari a 6 o superiore. Ironico. E la epica? Tendone dello sco... Ho fatto druido di Luna Cupa. E anche venghino, signori venghino. Leve con 2 lante del 2. Se il tuo eroe è attaccato in questo turno, leve con un altro, ok? Beh dai, abbiamo già 2 dorate e una leggendaria, quindi è buono, è buono. Solo una rara. Tagliagole acqua nera. Fuoco interiore. Guardiana d'argento.
Sergente violento. E Alarmbot. Ok. Dai, dai, mi sta piacendo sto open effect. Mi sta piacendo, sai. Una rara. E basta. La bidonata, appunto, sto pacchetto un po' così. Custode dell'arena. Gran cerimoniere. Cicloverme. E la rara è lancio delle lame. Cacciare dei demoni di Runo Kuma, sì, lo so. Quanti achievement stiamo facendo? Cosa abbiamo qui di bello? Proprio niente. Imp delle fiamme. Sguinzagli Segugi. Marchio della natura. Tigre di rovo torto. E la rara è il custode dei segugi. Dai, continuiamo, che sento che potremmo trovare ancora qualcosa di eccezionale. Divinazione. Statua di Luna Cupa. Arborista della fiera. Eclissi solare dopo la lunare, giustamente. E la rara è Maschera di Cthun, mago di Luna Cupa. Adesso cosa apriamo? Teniamo Scholomance. Qualcosa di interessante? No. Murloc volante. Studi sui demoni. Studi sui demoni. Plesiosaurio dei laghi. E la rara è il pitone rigonfio, che quando esplode spawna il 4-4. Cosa abbiamo qui? Una rara. Due rare. Esplosione del Vilgrido. Evocazione biscotto di mano. Troppo ridere sta carta. Illusionista rinomata. La prima rara è animali coccoloni. L'altra rara è sussurri malvagi. Direi che forse è il momento di iniziare ad aprire uno di quei pack dedicati. Siamo con quello di Uther, dai. Un po' di carta del pala. Una rara. Che schifo. Mano da Dal. Ondata di apatia. Guardiano ancestrale. Mai arrendersi. E la rara è dono della luminosità. Bah. Molto molto brutto come pack dedicato. Molto molto brutto. Che abbiamo qua? Solo una rara. Custode dell'arena. Furia di roccia. Medico del circo. Gnomo di basso profilo. E la rara è ingresso gratuito. Set classico, che ormai cosa ci può dare di interessante? Insomma, ci ha dato prima Jarax, quindi ok. Metalupo alfa. Dardo fulminante. Mastro birraio. Novizio occultista. E la rara è il Murloc invoca marea. Terzo e ultimo pack dell'episodio. Sempre nella nostra bellissima fiera, che ci dona niente. Orrore scalpitante. Saltafila. Matto in arrivo. Falco di fuoco fantastico. E sussurri malvagi. Anduin. Cose del sacerdote. Niente di che. Constrizione. Contrizione, scusate. Runa della fossa. Rituale di imbalsamazione. Omuncolo inibito. E la rara è parola del potere banchetto. Ultimo pack dell'episodio, che vediamo se magari ci fa finire con il botto. No. Borsa ridimensionante. Borsa ridimensionante. Rivoluzione. Arborista della fiera. E la rara è il gufo dell'ombra. Allora, è stato uno spacchettamento molto molto triste in sé per sé. Ha avuto poche emozioni, un po' quanta essenza ci siamo fatti. 55 comuni. Bene. Però abbiamo trovato Jaraxxus. Che tanta roba aver trovato Jaraxxus. Finalmente posso dire di aver trovato le due carte del set classico che cercavo dai secoli. Quindi sì, sono contento. Ho fatto tutti? Ah no, c'è uno qua. Ah, collezione 6 leggendarie classiche.
Me ne mancherebbero ancora un po'. Di queste carte classiche. Ne mancherebbe una da trovare, davvero. Simpatico. Ok ragazzi, vi ringrazio per la visione. Come sempre vi invito a lasciare un like o un commentino sotto il video. E noi ci vediamo al prossimo video. Qui da Shen è tutto, bye bye. Ciao.